l'impressione è stata di due tipi: positiva per il fatto che appunto ora il Toro del Piemonte era finalizzato al raggiungimento di un obiettivo che era l'ingresso di un cittadino all'interno dell'istituzione. In realtà siamo riusciti a entrare in due e questo è stato molto molto positivo. Di negativo c'è il fatto che giorno dopo giorno ci accorgiamo di quanto tutto il regolamento, lo statuto del Consiglio regionale sono tagliati, sono costruiti e vestono esattamente quello che è un bipolarismo perfetto, quindi i gruppi maggiori hanno la possibilità di proporre, di discutere, di vedere approvate le proprie leggi e le proprie mozioni, mentre i gruppi minori, che siano di maggioranza o di opposizione, sono comunque tagliati fuori da queste regole che non permettono una svelta discussione delle proposte. La nostra prima proposta di legge discussa è stata quella sulla riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali ed è stato esattamente quello che avevamo comunicato all'interno della fase preelettorale. Attualmente un consigliere, o meglio, nel 2010 un consigliere regionale della regione Piemonte aveva uno stipendio che si aggirava tra i 6 e i 15-16 mila euro. Ed era tutto suddiviso in varie parti, cioè una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa si aggirava intorno ai 4-5 mila euro, poi c'è la parte variabile che invece comprende i gettoni di presenza, i gettoni forfettari, i rimborsi per il trasporto e i rimborsi forfettari. In più c'è tutta la questione del vitalizio. Il vitalizio è una pensione sui generis, in quanto può essere comunque accumulata con altre pensioni e, come succede per i parlamentari a livello romano, anche a livello regionale, c'è la possibilità, versando i relativi contributi, che sono molto bassi in realtà, di fruire di un vitalizio al compimento del 65esimo anno di età, avendo comunque svolto un solo mandato di 5 anni. Sono 3.000 euro tutti i mesi fino, chiaramente, al decesso. Questa nostra proposta di legge prevedeva una riduzione del 30% di tutto quello che è lo stipendio, un'eliminazione del vitalizio, soprattutto l'eliminazione di quelli che sono, come dicevo prima, i rimborsi forfettari e i gettoni forfettari, in quanto un consigliere regionale, pur non presentandosi mai all'interno di quelle che sono le commissioni o del consiglio regionale, dell'assemblea del consiglio regionale, percepisce comunque un forfettario di 12 gettoni mensili e percepisce un rimborso chilometrico di 1.500 euro, quindi uno stipendio, più di uno stipendio intero di un cittadino comune, solo di rimborso, purtroppo nemmeno certificato. La discussione si è svolta in commissione, c'è stato un ascolto assolutamente inesistente da parte dei colleghi sia di maggioranza che di opposizione, dopodiché nella discussione in aula, avendo percepito questa volontà di nemmeno discutere nei termini e nel merito la nostra proposta, abbiamo deciso di attuare quello che è stata una provocazione politica. Abbiamo cercato di rifondere simbolicamente la quota parte del 10% che invece era stata acquisita e votata positivamente dal Consiglio su recepimento del decreto Calderoli tramite biglietti, finti biglietti da 10 euro col simbolo NoTav. Questo non è stato gradito. Immagino che molti di voi abbiate visto come sono finite le cose. Io sono stato pesantemente spintonato, il collega Boni è stato calciato. In questo momento è in corso tutto l'iter che è partito dalla nostra denuncia di violenza all'interno dell'aula consigliare. Vedremo come andrà a finire. In ogni caso non c'è stata volontà assolutamente nemmeno di discutere nel merito di questa proposta. Ritengo che il maggior ostacolo sia proprio il fatto che chi era già presente all'interno dell'istituzione fatica a comprendere che questa nostra esperienza è un'esperienza diversa, cioè non siamo un partito, siamo un movimento, siamo cittadini all'interno delle istituzioni e quindi si cerca o di escludere completamente da tutte le decisioni e comunque da tutte le discussioni importanti, oppure a fagocitare quello che è un corpo anomalo all'interno del sistema. Sia nella prima che nella seconda ipotesi dobbiamo essere molto coerenti, dobbiamo faticare, riuscire, e ci stiamo riuscendo, ad essere invece autonomi, a seguire quelle che sono le linee e a essere sempre in contatto con i cittadini e con il territorio.
Ma ritengo che in questo momento in Val di Susa si stia compiendo un'ottima operazione di democrazia. Il movimento Notav, che da 20 anni presidia la valle e che deve essere, secondo me, secondo noi, da esempio per tutti i movimenti e comitati che lottano per il bene comune, sta conducendo questa battaglia di tutela e di difesa del proprio territorio. Insieme con altri movimenti, ricordo il movimento Vicentino Nodal Molin, il movimento contro il ponte sullo Stretto di Messina e molti altri, hanno costituito una rete ancor prima che esistesse una rete web vera e propria, una rete umana che ha portato dei risultati, che sta continuando a portare una resistenza pacifica verso quelli che sono invece interessi lobbistici e di collegamento tra politica e affari forti, con anche infiltrazioni di un certo tipo, mafiose, e però l'informazione, come purtroppo da copione, taglia tutte quelle che sono le parti positive di questo tipo di movimento e fa passare le sporadiche manifestazioni un po' più sostenute, un po' più violente, facendo passare invece appunto la notizia per i cittadini che tutto questo, tutta questa resistenza si traduca in violenza. In realtà non è così, il fatto che non ci siano leader, il fatto che ci siano tantissime facce, tantissime sfaccettature all'interno del movimento fa sì che sia molto forte, che non sia inquadrabile, quindi che non sia possibile combatterlo con una sola strategia. Ritengo che l'alta velocità Torino-Lione non verrà mai realizzata, il problema in questo momento è impedire che vengano iniziati i lavori, perché chiaramente rimarrà un'ulteriore cattedrale nel deserto all'interno di un'Italia che ne presenta già parecchie, un po' in tutti i territori. Per questo anche il Movimento 5 Stelle ha imparato quelle che sono le metodologie di resistenza e di protesta pacifica. Destra e sinistra non sono assolutamente uguali rispetto a questo tema, solo noi come gruppo consigliare anche all'interno dell'istituzione Regione Piemonte abbiamo cercato di contrastare questa volontà. Sono ottimista perché nonostante tutto i media non tradizionali come quelli, come i social network, come i web, i blog e il web stanno invece diffondendo le notizie corrette. Per questo tutti gli italiani, secondo me, possono nel loro piccolo collaborare e contribuire alla riuscita di questa resistenza pacifica. Certamente, come lanciato dal blog di Beppe, tutti i cittadini italiani sono invitati il 10 di settembre davanti a Montecitorio per andare a riprendersi le 350.000 firme raccolte già ben 4 anni fa per le leggi di iniziativa popolare, cosiddetto Parlamento Pulito. I cittadini italiani chiedevano e chiedono tuttora semplicemente di avere un Parlamento di non condannati, di poter scegliere i propri rappresentanti e di avere dei parlamentari che non abbiano svolto più di 2 legislature. Tutti insieme, tramite social network, tramite web e sui giornali locali, troverete le informazioni per raggiungere Roma. Si organizzeranno vagoni speciali e pullman da tutta Italia e ci vediamo tutti a Roma il 10 settembre. E ciao a tutti.